Ciao a tutti e bentornati sul canale di Filo & Stitch. Oggi andiamo a fare un video acquisto di Teddy. Sono stata da Teddy a Castel Romano, per chi è di Roma, che è stato appena aperto, vicino a casa mia, quindi felicissima. E oggi voglio farvi vedere cosa ho acquistato. Sono tutte cosine natalizie, molto veloci, però simpatiche. Allora, cominciamo con questi. Allora, sono dei nastri, come potete vedere, a 1 euro l'uno. Questo, voilà, a 1 euro l'uno e hanno, allora questo ha le stelline come fantasie, sono un verde menta, un bianco, un verde Tiffany e un rosa. E poi questo invece che richiama un po' più il Natale, ci sono le stelle di Natale, la scritta Merry Christmas, le renne e un nastro tipo trapuntato, molto carino. Tutti e due li ho pagati 1 euro. Poi ho voluto arricchire la mia collezione di bottoni e ho comprato questi due sacchetti di bottoni a 2,30 euro l'uno. Allora, li ho presi rossi, li apriamo insieme, che tanto poi li devo mettere nella mia custodia portabottoni. Ok. Sono di varie dimensioni. Voilà. E appunto ogni bottone, magari appunto vedete, ha diverse fantasie, insomma, da quelli un po' più piccoli a quelli un po' più grossi con i fiori, questo così, insomma, li ho comprati perché vorrei fare dei fiori in stoffa, ovviamente. E con questi bottoni abbellire poi i fiori in stoffa, o comunque se si fa qualche lavoretto se si fa qualche lavoretto con questi bottoni si potrebbero fare delle decorazioni. E le ho presi rossi, ovviamente perché siamo in tema natalizio, e verdi sempre per lo stesso motivo. Guardate questo per esempio che carino che è. Vediamo, lo apriamo, aspettate, eh. Vediamo un po', vediamo se riusciamo a recuperarlo, dov'era? Eccolo, guardate che carino. E questi sono i bottoni. Poi ho acquistato questo, che è un lavoretto che voglio fare per degli addobbi natalizi. Come vedete all'interno ci sono tutte le cose che sono necessarie per fare il lavoretto. E lo faremo poi insieme questi gnomini da appendere all'albero di Natale. Altro lavoretto da fare tutti insieme è questa, per fare la renna sempre da mettere sull'albero di Natale. Come vedete all'interno ci sono tutte le cose necessarie con le spiegazioni. E allora, questo con gli gnomini, con le pigne, l'ho pagato 2,50 euro, mentre la renna 1 euro. Poi ho preso come decorazione dell'albero queste renne simpaticissime in feltro. Voilà, vedete? Sono proprio carine. Sono in feltro, ce ne sono 4 all'interno e le ho pagate 1,75 euro. Qui dietro hanno questo, non so se è da incollare, boh, non lo so. Poi vedremo, comunque o le incollo o mi metto un fiocchettino e le appendo all'albero. Poi vabbè, ho voluto comprare questa forbice perché le forbici non bastano mai, quindi benissimo, anche perché poi l'ho pagata 1 euro, quindi ho preso questo. Poi, sempre riferito al Natale, ho comprato questi stickers che ritraggono i fiocchi di Natale. E li utilizzerò principalmente come vetrofanie e sono costati 1 euro l'uno. Poi, sempre richiamo al Natale, ho comprato questo, la renna con tutti i fiocchi di Natale, anche questi sono stickers che attaccherò alle finestre. E questo l'ho pagato 2,50 euro. Infine, ho comprato questi che sono sempre vetrofanie. Allora, queste le ho pagate 1 euro l'uno. Allora, questo con le stelle, questo con i pupazzi di neve, i fiocchi di neve e i regali,
Questo è carinissimo per la camera dei miei ragazzi, ma forse no, per la mia cameretta, perché i ragazzi mi picchiano, perché secondo me non le apprezzano, però a me piacciono tantissimo, quindi le metterò nella mia cameretta. E poi queste, sempre a 1 euro, e sono piccole vetrofanie. Questi sono i miei acquisti da Teddy. E volevo solo dirvi che per fine settimana, se riesco, volevo fare con voi uno di questi lavoretti che avevo comprato tempo fa, sempre da Teddy, relativi al Natale. E stavo pensando di fare insieme uno di questi tre. Quindi probabilmente riuscirò a pubblicare il video per venerdì. Se vi va, lo facciamo insieme, anche perché poi ci sono tutte le spiegazioni, quindi è abbastanza semplice. E niente, ci vediamo al prossimo video, vi aspetto sul canale di Filo Stitch, ricordatevi di attivare la campanella se non l'avete ancora attivata, iscrivetevi e seguiteci sui social, su Facebook e su Instagram. Grazie e ciao al prossimo video, ciao ciao!